qualcosa, perché questa serata io l'ho proposta a Pierluigi, e Pierluigi, che è una persona che ama le cose un po' diverse dal solito, subito ha accettato. E abbiamo pensato di fare una serata dedicata a quegli artificiali che di solito non vengono presentati in serate di questo tipo, e cioè alle outlaw fly, come si chiamano, le mosche fuori legge, le trash fly, le mosche spazzatura, quelle che vengono considerate tali dai puristi, da quelli che considerano la mosca come un oggetto che deve essere un'imitazione di un insetto sempre, in qualsiasi caso. Mentre invece esiste appunto questa dark side of the time, cioè, Massimo, buonasera. ciao, buonasera. Questo lato oscuro della costruzione che di solito non si racconta, ma che comprende questi artificiali che tra l'altro funzionano benissimo e sono catturantissimi. E molto spesso capita che questi artificiali vengano vietati addirittura perché sono talmente catturanti che fanno danni. E in effetti è stato così per tanti di questi artificiali. Io stasera vi racconterò, farò, siccome sono un appassionato di storia, tutte le mie serate vanno sempre verso un racconto storico, e la stessa cosa ho voluto fare questa sera, cioè vi racconterò a partire dalla più recente di Outlaw Fly, arrivare fino alla più antica, e dico antica non a caso perché è proprio antica. Stiamo parlando di una hidden fly del 1860 addirittura, quindi una cosa che, per farvi capire, esisteva già allora questa cultura della mosca nascosta, della mosca che non si poteva usare, ok? Ed è importante capirlo perché si capiscono poi anche tante cose su questi nuovi artificiali che vengono usati di nascosto, ok? E cioè che il pescatore cerca sempre qualcosa per poter prendere più pesci e non solamente di imitare qualcosa. Molto spesso non ci si limita all'imitazione, ma si cerca di prendere più pesci. È una cosa etica, non è una cosa etica, non sono qua io a giudicarlo, secondo me non è etico, però vabbè, è un mio parere personale. In ogni caso è una cosa che si fa, e nell'ambito della costruzione è giusto saperlo perché si imparano cose in più e via dicendo. Comunque, iniziamo da una, se vuoi cambiare Sì. inquadratura, che tanto magari. Iniziamo dalla più recente, e la più recente secondo me la conoscete tutti. È lo Squirmy. Lo Squirmy Worm riprende un pochino una mosca spazzatura che era già stata creata, fatta, che poi vedremo dopo, qualche decennio prima. E l'inventore di questa mosca è un certo Dave Ice. Qui siamo negli Stati Uniti, in North Carolina. Entrando in un negozio, e voi lo sapete, se siete costruttori, lo sapete che quando si entra nei negozi, una delle prime cose che si fa è guardare se c'è in giro qualcosa che ti serve da mettere su un amo. Si è deviati mentalmente da questa cosa, almeno io sono così. Evidentemente anche lui, e ha visto un giochino per i bambini con dei tentacoli di silicone, proprio uguali a questi, eh. Adesso vengono prodotti in pezzi così. E dei tentacoli in silicone, la prima cosa che ha pensato è quella di metterlo su un amo per farlo somigliare a un verme. Esisteva già un'imitazione di verme che era il San Juan Worm, che poi vedremo dopo, ma questo era, secondo lui, una cosa
che funzionava, che avrebbe funzionato molto meglio, e perché aveva un movimento veramente incredibilmente sciolto, no? E se l'ha immaginato nell'acqua, e quindi ha pensato di farlo. Vabbè, adesso io utilizzo uno Squirmy di X-Water, che è un negozio che conosco di Trento, anzi, se poi volete ci sono lì dei biglietti o anche uno sconto. Ce l'ho. Sì, sì. Sì, ho la voce così perché ma ho già bevuto, sì, sì. Se volete ho anche uno sconto con un codice, poi ve lo lascio, chi interessa. Sì, che è solo del 25%. Sì, è solo. Allora, questo Squirmy, nel 2000, siamo negli anni 2010-2011, adesso non è chiarissimo quando è stato inventato, fine 2010, inizio 2011, quindi recentissimo. Nel 2014 la squadra giovanile di pesca mosca americana ha vinto i campionati del mondo con questo, okay? E anche nel 2015, nel 2014 e nel 2015. 2015 in Polonia, e lì i ciechi si sono incazzati e hanno detto basta, non lo vogliamo più vedere, infatti è stato bandito dalle gare, okay? Questo per farvi capire quanto è micidiale questa cosa. Allora, normalmente io ho un sistema che non è mio, non l'ho inventato io, però secondo me funziona un po' meglio degli altri. Normalmente, come il San Juan, si dovrebbe montare in questo modo: due giri lenti, poi si passa sull'amo e lì si stringe, perché se stringete lo Squirmy si taglia, ok? Intanto dovete usare filo sopra il 6-0, perché sotto il 6-0 tagliate sicuramente il silicone. Arrivate a metà, altri due giri lenti e poi stringete però sull'amo, ok? E poi lo chiudete con un terzo. In questo modo create un po' gli anelli addominali del verme, anche come che può assomigliare un po' di più, ecco, al verme vero. Però se vi si rompe a qualsiasi boccata del pesce, lo buttate, dovete cambiarlo e dovete rifarlo e prenderne un altro. Di solito non si usano colle, perché il silicone rischia di sciogliersi. Con l'attacca, ad esempio, si scioglie, con altre colle si può sciogliere, diluenti eccetera, si scioglie, quindi la colla non si usa. Alcuni lo avvolgono intorno all'amo in questo modo, e anche lì il rischio di rompersi alla boccata del pesce con i denti dei pesci è molto alto, quindi io evito di fare questo. Io uso degli elastici, ho comprato, su Amazon si trovano degli elastici che si usano in odontoiatria, sono minuscoli, vediamo se riusciamo a farli vedere così, sono degli elastici così, e io lo fisso vicino alla... Intanto avete visto, ho messo una pallina di tungsteno. Ora, questo è un amo jig del 10 e gli ho messo una pallina del 4,6. Allora io lo fisso un po' più in qua, lo tiro poi con le... Questi sono elastici resistentissimi, vengono usati in odontoiatria proprio per la loro resistenza. In questo modo avete creato due asole, ok? Ricopro bene fino in fondo e poi chiudo. Questo è il mio Squirmy senza lo Squirmy. Adesso gli devo mettere dentro lo Squirmy.
e se mi si rompe poi lo sostituisco. Intanto vi dico dove e quando usare lo squirmi, ma immagino che voi lo sappiate già. È un'imitazione di un verme, si usa dopo che ha piovuto, dopo il temporale, dove ci sono sponde di terra, dove ci sono tratti infrascati, tutte quelle zone dove trovate i vermi. Abbastanza semplice da capire. Ci metto dentro il mio squirmi e via. E abbiamo fatto lo squirmi. Una volta che si rompe, si spezza, si rovina o tiro via, e ne metto dentro un altro. Ok. Semplice. Bene, questo era il primo artificiale nascosto, il primo hidden fly. Siccome non è utilizzabile in certi posti? Sì, chiaramente dove si può usare, poi sì, in molti posti è già vietato, non l'hanno vietato da subito, non è da 2010 che è vietato, è di recente che è vietato, probabilmente sì. Esatto. Probabilmente da dopo il 2015, dopo che c'è stata quella vicenda dei campionati del mondo, alcune zone hanno deciso di vietarlo perché era davvero devastante. Dove si può usare è devastante, io lo uso, è catturantissimo. Però c'è tutto un discorso che poi farò alla fine legato alle outlaw fly, che sono purtroppo passeggere, e poi vi spiegherò anche secondo me il perché. Si usa, come potete ben capire, come una ninfa, quindi non intrattenuta, però è sempre meglio lasciarlo andare per i cavoli suoi. Si potrebbe usare anche in drop come point, però normalmente si usa da solo, con chiaramente una pesca a filo o anche con la coda, però come una ninfa sostanzialmente, e andrebbe appesantito un pochino proprio perché si tende a farlo lavorare sul fondo. Facciamo un salto indietro di qualche anno e andiamo al 2006, e qui parliamo della Mob Fly, ok? Allora, qui c'è un po' di dubbio su chi ha inventato la Mob. Sono due i personaggi in questione. Quella che viene chiamata Contapesce. Come? Quella che viene chiamata Contapesce, esattamente. Siamo sempre negli Stati Uniti. Uno dei due presunti inventori è della Carolina del Nord, Jim Estes, e pare che sia entrato anche lui in un negozio, anche lui abbia avuto questa ispirazione vedendo un mocio con queste caratteristiche punte, e abbia pensato di montarlo su un amo. Un altro personaggio è invece un ragazzo che ha pensato di prendere l'accappatoio della mamma, che era fatto in questo modo, e di togliergli le punte e mettergliele sull'amo. Infatti l'ha chiamata proprio accappatoio della mamma, le prime mosche che ha costruito, e sono diventate famose così, con quel nome. Poi il nome Mob, cioè da mocio, è diventato più popolare, quindi si è andati avanti a chiamarle così. Allora, il colore, anche qui normalmente si usa un amo jig, normalmente si usa un amo jig con un peso. Io in questo caso uso lo stesso amo di prima, un jig del 10 con un tungsteno del 4,6. Ma il colore nero della paghina per qualche motivo particolare? No, io non ho mai
rilevato differenze sul colore della bed, non, assolutamente. Non ho neanche mai sentito nessuno che l'abbia rilevato in realtà, o che abbia detto questo colore va meglio di un altro. Allora, che va meglio in assoluto è questo colore di squirmi, ma anche questo color cioccolato. Okay. Altri colori ho visto dei verdi, ma dicono che io non li ho provati, ma dicono che non vadano così bene come questo rosso qui. E invece per la mob in assoluto il colore che va meglio è il chartreuse, è il verde, questo verde sicuramente è quello che va meglio a detta di tutti, ma personalmente anche per me devo dire ultimamente funziona un po' meno la mob, ma questo è perché appunto è una cosa ciclica, quella delle Outlaw Fly, durano un tot di tempo e poi il pesce capisce l'inganno e non è più attratto. Non è un insetto che esiste sempre, che continua a mangiare. Questa è una novità che non è più novità dopo un po' e quindi non è più attratto. E si sa del metabolismo, poi. Sì. Ed è per questo che valgono fino a... per un tot di anni poi basta questi artificiali. Dicevo, il colore più catturante è proprio il verde. Sì, possiamo farlo anche sul verde, non è un problema. Uso però un nero perché... Ok, qua. Allora, molti pensano che si debba fare un collare, adesso vedete come viene montato, ma non siamo a posto. Allora capita anche a te. Sì, ma pensa con quello nuovo dello stonfo. Ecco. Questo ci rincuora. Scusate. Forse è l'amo però. Allora qui la ciniglia è attorcigliata su quattro fili. Adesso questi qui chartreuse però sono molto corti, ne uso uno arancione perché è un po' più lungo, così vedete meglio. La ciniglia è arrotolata su, scusate la voce, su 4-5 fili centrali che sono attorcigliati su se stessi e tengono dentro la ciniglia. Bisogna scoprirli e fissare quei 4 fili lì, altrimenti se fissate questa parte qui non è sufficiente, rischia di strapparsi. Dovete fissare questi 4 fili centrali, li vedete? Questo è importante, sennò rischiate di perdere la sostanza della mosca, poi della mosca dell'artificiale. Rigotto, impara. Ok. Ecco, molti sostengono che la mosca, che l'artificiale, scusate, chiamarle mosche non va bene, che l'artificiale sia finito qua, cioè è sufficiente, è assolutamente sufficiente così com'è. Però poi alla fine il costruttore ritiene che l'occhio vuole sempre la sua parte e gli fa sempre il collarino di dubbing a chiudere perché gli sembra brutto, porca miseria, andare in giro con una roba così è proprio brutto. E infatti, vabbè, insomma, gli facciamo un'asolina, tanto per far qualcosa. Con un dubbing, tipo ice dubbing.
perché poi vedrete in realtà assomiglia a una cosa. Adesso magari ve lo chiedo, ma so che saprete sicuramente rispondermi. Bravo. Assomiglia un po' a portasassi facendo così, perché con la testina nera, le zampette che stanno venendo fuori, e il corpo sembra proprio l'astuccio, no? Poi il perché chartreuse, boh, che in realtà dovrebbe essere marrone. Allora, quando si usa la mob? Si usa, allora, questa si usa veramente sempre da sola, mind drop. Si usa su pesci apatici, su pesci d'allevamento, funziona benissimo. Su pesci di grossa taglia. Chi di voi è stato in gavala e l'ha provato, sicuramente ha preso i pesci, perché questo è l'artificiale che funziona. Lo squirmi non si può usare, quindi non vi dico di usarlo, lungi da me. Si usa nelle acque lente, nelle buche profonde, anche nel laghetto, un po' a strappetti. Anche questo bisogna lasciarlo andare, in trattenuta non va bene, e non usarlo mai in drop, come dicevo prima. Quindi non col trenino, per intenderci. E qui abbiamo il nostro pseudo portasassi, che però insomma è un po' diverso, insomma, dal portasassi. Sera. Ciao. Bella quando vuoi. Tranquillo. Adesso dici che stai lavorando fino adesso. Oh Madonna! Pure! Ha messo. Vada. Grazie. E qui abbiamo visto ormai due artificiali che insomma negli ultimi tempi, negli ultimi decenni sono devastanti, e fanno davvero danni. Lo squirmi credo più di tutti. Sempre nell'escursus storico che stiamo facendo, torniamo indietro di una ventina d'anni, parliamo degli anni 80, alla fine degli anni 80. Dimmi. Ah, qui, aspetta che ti rimetto lo squirmi, sì. Rimettiamo, facciamo rivedere il sistema. A questi elastici qui non c'è verso di romperli. E dov'è che si dovranno trovare? Ma io su Amazon li ho comprati su Amazon. Non mi ricordo qual è la misura, non me la sono scritta, ma non mi ricordo qual è la misura. Poi magari te la mando. Aspetta, fate girare. Grazie. Ti do anche la mop. Poi mi cerchi le foto. Allora, qui invece parliamo di una Outlaw Fly della fine degli anni 80. E parliamo della Blob. La Blob Fly, qui siamo in Scozia,
un certo McClinton ha scoperto che funzionava la mosca fatta così, perché stava facendo una gara insieme a un suo socio in barca in un laghetto, e si è preparato la sera prima un po' di queste mosche fatte con la ciniglia cactus, che chiamavano Fritz, mi sembra, in Inghilterra. Però gli aveva messo le code, gli aveva messo le ali, e a un certo punto il suo artificiale ha perso le ali, ha perso le code perché erano mutate male, quelle del suo socio no, e le sue ha cominciato a prendere, ha vinto la gara, una roba devastante. E da lì è partito un po' tutto, perché sono nate con più varianti durante il corso degli anni, e hanno a un certo punto sono prima erano tutte verdi, scusate, tutte arancioni, questo colore qui, poi hanno incominciato a mischiare giallo e rosa fluo, arancione e giallo, ad esempio la tequila è arancione e giallo, la blob tequila è arancione e giallo, la ham and cheese, cioè prosciutto e formaggio, è giallo e rosa, insomma, poi con dei nomi fantasiosi. La tequila, che è quella che faremo questa sera, prende il nome da un cocktail che il creatore si stava bevendo alle Bahamas in un tramonto, e quindi tutto era diventato giallo e arancione nel suo cervello, e quindi vabbè, insomma, ha creato questa tequila. Ecco, però interessante sapere che la squadra di Martin Introna, che era un tecnico, commissario tecnico della squadra di pesca mosca inglese, nel 98, addirittura con quattro componenti che erano ancora adolescenti, quindi dei giovanissimi, ha vinto la House of Hardy e la International Final con queste mosche qui nel 98, quindi anche queste da allora sono state bandite dalle gare di pesca mosca perché erano micidiali, devastanti. Facciamone subito una, io la faccio su un amo dritto. Allora, le misure sono 8, allora per gli squirmi che abbiamo visto prima e per le mob anche lì si può arrivare fino al 12, no? Però insomma 12, 10, 8 sono le misure classiche, qui un po' di più, cioè non si scende mai sotto 10, 8, 6 anche, perché sono un po' dei mini streamer, ecco, hanno un movimento particolare, quindi devono essere fatte su ami un po' grossi, anche perché allora abbiamo detto che facciamo la tequila arancio e giallo. Allora, qua facciamo per la tequila, abbiamo una coda in crystal flash classico, colore classico, prendiamo 4-5 pezzetti di crystal flash, li doppiamo, anzi li quadruplichiamo. Allora usiamo l'arancione, uso l'arancione perché poi la mosca si chiude in sull'occhiello con la cactus arancione, quindi faremo una testina arancione. Che tipo di filo stai usando? Allora, io uso spessissimo questo tipo di filo, che è un filo non ritorto. Un floss? Non è un floss, è un filo che non è ritorto. Questo perché mi aiuta, sono abituato ad usarlo o piatto quando mi serve, quindi in questo modo
lo uso piatto, vedete? Oppure se mi interessa lo ritorco io. E che chi lo fa questo filo? Probabilmente anche Techstream, però non lo prendo da Techstream, io lo prendo da X-Water, loro lo fanno, è quello, non mi ricordo come si chiama, forse è lo standard, MCE standard, mi sembra la sigla. Lo uso spessissimo, uso quasi sempre quello. Sia fine che questo qui è un 6-0, sia fine che grosso. Allora facciamo, mi metto qua così vedete, la coda è un po' sostanziosa, quindi ecco, in realtà queste mosche qui, perché funzionavano? Perché avevano un movimento pazzesco nell'acqua, creavano vibrazione, e poi erano una cosa che non esisteva nell'acqua, avevano dei colori particolari, una forma particolarissima, e quindi i pesci erano attratti per predarle, ma non per fame, perché gli davano fastidio, insomma. E quindi ha sempre funzionato bene per quello. Peraltro, queste artificiali assomigliavano molto a delle mosche già esistenti, che imitavano degli insetti, ma che avevano delle caratteristiche un po' particolari, come colori, come forma. Non so, la Claret Bumble ad esempio, oppure la Cade McLaren, erano tutte mosche, guarda caso, palmerate, molto palmerate, con le spire molto vicine del palmer una all'altra, con delle code di colori un po' particolari e delle ecol molto folte, e questo probabilmente, questa era stata inventata, costruita guardando a quelle mosche lì, a quegli artificiali lì. Qui prendiamo la nostra cactus gialla, partiamo dal fondo col giallo, anche questa ciniglia ha centralmente dei fili portanti che sono ritorti e che intrappolano invece quelli che vengono fuori gialli. La fissiamo da lì. Con questo dobbiamo arrivare a circa metà gambo dell'amo, quindi ci fermiamo lì col nostro filo e a ogni spira dobbiamo pettinarla indietro verso la curvatura. Mi raccomando, non sovrapponete le spire, devono essere abbastanza vicine l'una dall'altra, anzi adiacenti sarebbe meglio, e sempre pettinate all'indietro. Ora, questi artificiali venivano usati principalmente nei laghi, insomma. La gara vinta da Paul Linden, McLinden, era una gara di pesca alla trota sul lago, quindi. Come vengono usate? Intanto questa
che vi ho parlato prima, è nata nel 2001, è abbastanza recente. Come vengono usate? Vengono usate a strappetti, strippando. Tra l'altro, forse non so se è con questa artificiale proprio che è nato il sistema di recupero finale dello strip, che si chiama fishing, il cappio praticamente. Quando recuperi a strip, soprattutto dalla barca ma anche da riva, arrivi a un certo punto e sulla coda addirittura ci sono dei segnalini che vengono applicati a 13 piedi esattamente. Quando il segnalino ti arriva nelle mani, ti fermi, ti blocchi, l'artificiale si ferma, scende e poi alzi il cimino lentamente, lentamente, lentamente e poi recuperi la mosca. Molto spesso vi sarà capitato che il pesce rincorre il vostro artificiale, voi continuate a strippare, tirate su e non viene, la boccata non c'è perché il pesce non preda. Questo modo invece di recuperare finale, si chiama appunto fishing, è stato inventato proprio perché in quel momento lì in cui l'artificiale si ferma, scende un attimo e poi risale, quando risale è il momento che il pesce se lo vede scappar via e quindi riesce a prenderlo. Pezzo arancione. Dicevo, viene usata sui laghi, quindi, ma anche sui fiumi, in buche grandi, in acque normalmente ferme, lente comunque. Stesso discorso, questa, come dicevo, è nata, non mi ricordo come si chiama chi l'ha inventata, ma mi ricordo come, e cioè davanti a un cocktail a base di tequila, ed è per questo che l'ha chiamata così. Ecco, queste devo dire, ora questa anche io l'ho provata a suo tempo, parlo della fine degli anni 90 e non negli anni 80 quando è nata, ed era devastante. Adesso non funziona più, cioè io la uso ma non, assolutamente vi posso garantire che non è come prima. Sempre per quel discorso che dicevo prima. Eccoci. E questa è la blob. Però è bella, eh. Le altre due a me non piacciono, cioè lo squirmi, la mop. Ricordo, funzionano? Questa invece mi piace un casino, è bellissima, da vedere è stupenda, è studiata bene, fatta bene. Le altre sono, vabbè, un pezzo di gomma, un pezzo di cosa, di ciniglia attaccato, buonanotte, questo è, ha qualcosa di più. Come dicevamo prima, Madonna se caccia quel coso qua. No. Butta anche via. Oh, di qua, qua ce l'ho in faccia. Una stufetta. Ci aiuta ad ammorbidire il resto del giorno. Sì, sì, scioglie. Allora, come dicevamo prima, lo squirmi è ovviamente un'imitazione di un verme, ma già
negli anni 60 si era inventato un verme finto che è il San Juan Worm. Non esiste un inventore, il nome di un inventore, perché probabilmente è più di uno e non è stato mai riconosciuto, ma si sa perfettamente dove è nato, e cioè sul fiume San Juan, New Mexico stiamo parlando. Allora, io uso due tipi di... Sì, un attimo. Uso due tipi di ciniglia. Mi piace molto usare anche la cactus, perché ha una forma, un movimento completamente diverso dalla ciniglia normale. Questa è una ciniglia normale molto grossa. Se voglio usare qualcosa di più grosso, oppure se voglio usare, fare un vermino più piccolo, uso la cactus. La facciamo su quello un po' più grosso per motivi di video, ma solo per quello. Qui usiamo un amo dritto, anche qui si può appesantire volendo. Questo si può usare tranquillamente, anche perché la ciniglia si bagna e va sotto abbastanza facilmente. Si può usare tranquillamente su un trenino sia come wet che come point senza nessun problema. Ovviamente come point va appesantita, almeno con una bed un po' sostanziosa. Io sono uno di quelli che usa peso, le usa pesanti di solito, arrivo anche al 5 e poi pesco a tenkara e non uso le ninfe a tenkara, però quando vado a pescare a ninfa, pesco a ninfa. Per me le ninfe sono le ninfe, non sono le emergenti. Passo il terreno. Sì. Se poi pesco sommersa è un altro discorso. Ma... Ecco qui la questione della lunghezza. Io non le uso mai troppo lunghe, la misura più o meno è questa. 4-5 cm da una parte e dall'altra. Allora, qui di solito si brucia. Scusate, ma ho lasciato qua. Qua di solito si brucia. Sempre filo più o meno dello stesso colore, e qui facciamo un montaggio classico come quello che vi ho fatto vedere prima. Allora, perché è nato nel fiume San Juan questo artificiale? Perché il fiume San Juan veniva usato come fiume da irrigazione e quindi subiva degli sbalzi di livelli molto alti, quindi si andava dal fiume quasi in secca, non dappertutto ovviamente, e invece dei livelli che quasi straripava. Quasi come l'anno. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì. Allora faccio fisso con due giri, qui possiamo anche stringere abbastanza, non è il silicone quindi non si rompe, dietro, poi salto, vado sul gambo dell'amo, arrivo a metà, faccio un altro punto di fissaggio, due giri e poi subito vado sull'amo.
Ecco, questa cosa di fare i due giri e non tirare, e poi tirare invece girando sull'amo nudo, serve anche a non farlo ruotare sul gambo dell'amo. Dicevo, San Juan è un fiume che, avendo delle scorsioni di livelli così elevate, succedeva che dal fondo, quando era in secca, o dalle pareti, quando dalle rive di terra, quando era in piena, entrassero e venissero fuori vermi, e ce n'era un'abbondanza incredibile di vermi. E allora, nelle situazioni in cui il verme non c'era, era stato inventato questo artificiale per poter prendere più pesci, e da lì poi ha preso piede e veniva usato dappertutto. Chiaramente viene usato, come abbiamo visto prima, come lo squirmi, in torrenti infrascati, in ciostream, rogge, fiumi con rive in terra, dopo un temporale, dopo una grande pioggia, eccetera, insomma. Anche questo come una ninfa, come dicevo prima, anche in drop. Ecco, questa ciniglia, poi ci sono delle ciniglie un po' più rigide, ma volendo si può irrigidire. L'ho visto fare da Alberto, com'è che adesso? Faina, Galeazzo, col silicone. Prendete del silicone e lo mettete qua sulla ciniglia, lo tirate per un po', un minutino, poi lo lasciate lì sul tavolo, dopo un'oretta e mezza, si è indurito e rimane dritto. Okay. Trovate il video su YouTube comunque. E questo è il San Juan, che sinceramente, dopo che hanno scoperto lo squirmi, praticamente non viene più usato, non ha più senso di esistere. Allora, siamo arrivati all'ultima, perché siamo arrivati agli anni 60 e siamo arrivati all'ultima outlaw fly, all'ultima mosca fuori legge, e qui andiamo indietro nel tempo tantissimo, cioè una mosca antica, perché stiamo parlando del 1860, cioè di quando più o meno è nata, addirittura, sì, forse qualche decina d'anni dopo, ma quando è nata la mosca secca, ed è entrata fuori legge questa mosca proprio perché chi usava la mosca secca, e in quel periodo erano tutti i pescatori a mosca, perché ormai Alford aveva diffuso l'utilizzo della mosca secca ormai a tutti i pescatori a mosca, perché era tanto una mosca sommersa, e quindi era già vista male di suo, e poi non imitava assolutamente niente, era una mosca di attrazione che non imitava niente e che non aveva niente a che fare con gli insetti, cioè non imitava nessun insetto in particolare. Stiamo parlando dell'Alexandra. Non so se qualcuno di voi la conosce, è una mosca molto famosa. Adesso andiamo, cerchiamo di costruirla, vediamo un po' gli ami questi. Allora, intanto, perché Alexandra era una regina, qui siamo in Scozia, e Alexandra era una principessa del Galles, famosa. Ci sono quattro personaggi
che sono stati definiti insomma come creatori, scusate, questo non vuol dire, come creatori di questo artificiale. Non sto qui a elencarvi chi sono perché è una menata, interessa poco. Sta di fatto che, come tanto, come spesso accade, le mosche e gli artificiali che arrivano a noi, che sono arrivati a noi, hanno avuto delle modifiche nel tempo, no? Non so, per dire, la prima che viene in mente è la Royal Wolf, è nata col bucktail, sia sulle code che sulle ali, adesso si usa l'alce per la coda e il sì, probabilmente sempre il bucktail per le ali, ma molto spesso il vitello, mi sfuggiva il nome. Questo perché? Perché con l'andare del tempo molti la riprendono in mano, la modificano, eccetera. Stessa cosa l'Alessandra, questi quattro personaggi l'hanno creata e poi è stata un po' modificata da uno, dall'altro, dall'altro, allora tutti sono stati considerati come il creatore, i creatori di questa mosca. È stata soprannominata, allora iniziamo col nero. Avevo sempre le 10. Sì, allora qui abbiamo come per lo squirmi, come per le blob, abbiamo dal 6 al 10 la misura d'amo. Ma anche perché questa, stavo dicendo, è stata soprannominata da subito la signora del lago, perché era una mosca che veniva usata, un artificiale che veniva usata spessissimo in lago, nata per il lago, come la mob, come la blob per intenderci, e quindi su ami di dimensioni un po' più grandi. Anche qui bisognerebbe usare un filo un po' più grosso di quello che sto usando io, bisognerebbe usare un minimo un 6-0. Questa mosca ha la particolarità di avere intanto la coda di un colore rosso acceso, di un colore rosso acceso, ma la sua principale particolarità è quella di usare delle ali di pavone come ali. Fino ad allora non era mai stato usato l'ali di pavone come ala, come ali per gli artificiali, ma erano sempre stati usati come corpi, per fare i corpi, l'air di pavone classico montato per fare il corpo, oppure come testine e via dicendo. E questa invece è nata proprio fatta così. Poi un'altra particolarità che aveva questa artificiale era il corpo. Il corpo è in tinsel piatto, silver, con un rigaggio in tinsel rounded, sempre silver. E questo la portava ad assomigliare tantissimo a un pesciolino, no? Adesso lo vediamo, assomiglia davvero tanto a un pesce. Allora, io ho usato dell'oca. Ah, oh. Due piume accoppiate? No, questo è un biot d'oca. Ho preso il biot d'oca, 4-5 barbe, poi quando tu le prendi sovrapposte in questo modo, si alzano, prendono la curva, così.
prendono la curva, e le userò anche per fare i due laterali delle ali, che è un'altra particolarità che ha questa mosca, che è geniale ed è anche complessa come componimento, diciamo. Il tinsel piatto per fare il corpo, ecco qui, quando si mette il tinsel, poi bisogna ricordarsi, adesso glielo dico, ma sicuramente voi lo sapete già, bisogna ricordarsi di fare un corpo sempre abbastanza cilindrico, altrimenti quando poi metti il tinsel piatto rischia di andarti avanti e indietro, ti scivola, soprattutto quando arrivi qua alla fine, è sempre il problema più grande. Vedete com'è? Molto somigliante al corpo di un pesciolino, no? Quindi. Questa è diventata una mosca fuori legge perché Alford, nel suo libro Dry Fly Fishing, ha intanto insultato i creatori e gli utilizzatori di questa mosca, dicendo che erano degli egoisti e dei profanatori del nome di una principessa così brava e conosciuta, che hanno chiamato questa mostruosità, lui l'ha chiamata mostruosità, questo artificiale, proprio perché secondo lui non poteva esistere una cosa del genere, lui che era il creatore della mosca secca, il creatore della cultura della mosca secca, per lui non poteva esistere questo, e quindi nel suo libro ha denigrato così tanto questo artificiale che a un certo punto è diventato appunto fuori legge. Allora, qui prendiamo delle erbe di pavone, prendiamo due piume sovrapposte e le combiniamo una fronte all'altra. Si vede? Sì, così. Adesso sì. Faccio qua perché se non riesco. Ah, pavone dove vuoi, vicino all'occhio? No, pavone sì. Qui andiamo più o meno a congiungerci con la coda, ok, e poi li mettiamo il cellulare. Mettiamo due pezzettini di facciamo tre c'è
Ok, ci siamo. Ok. E anche di qua ne mettiamo altri tre. Ecco, questa, come vedete, è da 1800, non è lo squirmi o la mop degli anni 2000, che bisogna fare tutto in fretta. Questa è una mosca fuori legge, ma una mosca che ci vuole un po' di tempo per farla, non è come dirlo. Tra l'altro, visto che adesso c'è un contest della Renomed, dove bisogna riprodurre un'Alexandra, quindi bella sta cosa che... Ok. E qui siamo. Ora, questa, essendo una mosca da lago, chiaramente va utilizzata un po' come la blob, strippandola per dargli il movimento. Perfetto. E qui la chiudiamo magari anche con un po' di di colla di resina UV. Facciamo la testina un po' più grossa. Ok. Comunque guardate che meraviglia. Cioè, non perché l'ho fatta io, ma intendo dire che meraviglia di idea, no? Questa mosca qua. Usiamo una resina nera, così. È nata come mosca da salmone. E veniva usata, sì, anche come mosca da salmone. Su ami più grossi e su ami da salmone. Ricordarsi di fare il buco. Lasciare il buco, voilà. Ed ecco, e questa era una, incredibilmente, un outlaw fly, cioè una mosca fuori legge, nonostante sia veramente una cosa notevole, perché niente, io avrei anche finito. Volevo solamente dirvi e parlarvi un po' di questa cosa delle mosche outlaw, perché, come vi dicevo già all'inizio, io ci ho pescato, ci pesco ancora con questi artificiali, però ecco, sinceramente non è un bel pescare, perché è vero che prendi pesci, è anche vero che certe, io le ho provate, come vi dicevo, dagli anni 90 fino ad oggi,
e rimani veramente deluso poi quando non funziona più, perché arriva il giorno che non funzionano più. Le blob già non funzionano. Io vado ogni tanto a pescare al lago, ma non funzionano proprio. Ma anche l'Alexandra funziona poco. Ci sono altre cose che funzionano di più, degli streamer che funzionano molto meglio. Adesso lo squir mi funziona da Dio, perché è vero che è un'imitazione di un verme, quindi potrebbe anche essere che funzionerà sempre, ok? Però non è il verme, è una gomma, e quindi non è la stessa cosa. È una novità per il pesce, come lo è stata la mop, come è stata la blob, come sono state tutte quelle che vi ho fatto vedere stasera, ma non durano, ok? E quindi se tu incominci a pescare così, ti senti un dio perché prendi un sacco di pesci, ok? Però disimpari un sacco di cose, perché il lancio non te ne frega più niente, perché basta che lo butti dentro e prendi. Di entomologia proprio zero, non ti interessa leggere il fiume, non ti interessa leggere l'acqua, non ti interessa leggere gli insetti che ci sono. Diventa una pesca, vado lì, tipo geretta a peso, vado lì, prendo il pesce. Che è bellissimo le prime due volte, perché prendi un casino di pesci, torna a casa tutto contento, buccia palpese e via. Ma poi rimani delusissimo, perché quando poi non funzionano più, oppure vai in quei posti dove non funzionano, perché ci sono i posti dove non funzionano, non sai più cosa fare, hai disimparato a pescare e non ti ricordi più come si fa, non ti ricordi più quali sono le imitazioni di una Betis o di una Ephemerella ignita, e quindi non va bene. Ecco, il pescatore a mosca è un pescatore a mosca e non un pescatore a squirmi. Questo vi volevo dire, perché a me piace costruire, mi piace costruire anche queste cose, mi piace usarle, ma io le uso anche, però usatele con parsimonia, perché non fatevi prendere. Ecco, tutto qua. Avete qualcosa da chiedermi? Nessuno? Sì. No, tutto chiaro. Una mosca Tenkara, già che c'è il tema. Vuoi vedere una mosca Tenkara? Oh, caspita, volentieri. Sfondi una porta aperta. Io sono, vabbè, forse qualcuno di voi lo sa, ma io sono amministratore del gruppo Tenkara Italy e mi piace pescare a Tenkara. Allora, prendiamo un amo, vediamo se ce l'ho qua, però. Voi avete degli ami? L'uomo del sud ci chiede una mosca da mare. Non ce l'ho. Non hai degli ami Grub? Uno qualsiasi? Sì. Uno qualsiasi, non so, 10, 12. Scusami, ma non me l'ho portato. Vi faccio vedere una mosca che, allora, nella Tenkara non so se lo sapete, ma non si imita nessun insetto. Si cerca di imitare, di riproporre dentro l'artificiale quelle caratteristiche dell'insetto, degli insetti presenti in quel fiume. Grazie. Perché la Tenkara è una cosa unica, cioè l'artificiale è costruito perché deve essere funzionale all'utilizzo che se ne fa. Cioè ci sono tre tipologie di montaggio, non di più, che sono le sacasa, quelle con le ecol morbide rivolte in avanti verso l'occhiello, che adesso vedremo,
ci sono le Jun, che invece sono quelle con le ecol morbide rivolte verso la curvatura, ci sono le Futsu, che sono con le ecol rigide perpendicolari al gambo dell'ano. Queste tre tipologie di montaggio hanno tre funzioni nella posa e nel recupero dell'artificiale durante la pesca, e sono state create per quella funzione lì, non per imitare qualcosa, ma perché devono essere funzionali alla posa e al movimento che viene dato all'artificiale durante la pesca. Questa è una Sakasa, adesso facciamo una testina, un colore un po' evidente, visibile. A me piace fare le testine un po' vistose, sì, che servono poi anche a tenere un attimo, a creare un supporto per le ecol quando vanno in avanti tendendo a chiudersi. Però ci mettiamo subito un altro filo. Scegliamo una piuma. Allora, la scelta della piuma, allora intanto deve essere per forza un ecol morbida, perché deve creare movimento. Deve creare movimento in acqua. La lunghezza delle barbe non deve, dall'attacco, non deve superare. Deve superare ma solo di qualche millimetro la curvatura dell'amo. Ok, vedete qua. Come? Questa è una pernice ungherese. Sì. I pernici ce ne sono di vario tipo, chi è cacciatore lo sa. A parte c'è quella inglese, francese. Dovrebbe averle anche. Eh sì. Pernice rossa, pernice inglese, francese, ungherese. Allora, la piuma si monta, si apre in questo modo, si fissa in questo modo e si fissa con la curvatura, la naturale curvatura, verso di sé, con la punta verso la coda dell'amo, in questo modo. Perché poi quando io la girerò guarderà in avanti, ok? Cerchiamo di creargli il più possibile una base qui omogenea, cilindrica, in modo che quando giriamo la piuma saranno spire vicine, mai sovrapposte, e che quindi non tenderanno a scivolare verso la curvatura. Qui io uso una nuova pinzetta del buon Massimo Ginanneschi di Happy Fly, che è davvero notevole a mio avviso. Allora qui basta portare avanti le fibre man mano che giro. Ops. Eccola qua. Dicevo appunto, no, della fantastica pinzetta. Che batte la CF. Come? Che batte la CF. Che batte la CF non ce n'è. No. Grazie. Ok, e a questo punto abbiamo le ecol in avanti, che vanno a appoggiare sulla testina
dietro dobbiamo creargli un rinforzo in modo che non vadano a chiudersi sulla curvatura del lamo, cosa che raramente capita se avete mantenuto le ecol di quella distanza, di quella lunghezza lì. Se fossero molto lunghe può capitare che andando indietro con una corrente un po' forte o con degli strappi un po' forti si chiuda e non abbia più lo stesso movimento, non è che non funziona, ma non abbia più lo stesso movimento. Io qua gli faccio un corpo, posso fare un corpo qua, sempre più difficile, usiamone due, va, che così, due barbe di tacchino. A me piace tacchino perché ha questa screziatura qui che secondo me è il resto del Thanksgiving. Sì, il resto l'ho mangiato, quello che c'è rimasto. Sì. Ok, ci fermiamo un po' prima perché poi creeremo un collarino vicino alla... La lasci così senza ritorcerla? Sì, sì, la lascio così. È molto delicata. Probabilmente si romperà anche al primo... alla prima morsicata. No, no, intendo dire alla prima morsicata del pesce. Ah, ok. No, qui spero di no. In realtà, come dicevo prima, non deve imitare niente e nella tenkara l'artificiale ha il suo perché, ma il suo perché come è mosso e come è posato. Non dico che basta mettere una piuma ed è morta lì, ma ha molta meno importanza che nella pesca mosca. A me ha affascinato come costruttore il concetto di andare a cercare l'essenzialità nell'artificiale, no? È per quello che mi sono avvicinato alla costruzione. Studiando un po' anche gli artificiali, le kebari, come si chiamano in giapponese, tradizionali, ho scoperto poi che appunto per ogni luogo dove viene usata vengono rappresentate certe caratteristiche degli insetti che ci sono in quel luogo. Magari a 30 km di distanza ci sono insetti diversi, le kebari sono completamente diverse, però vengono usate quelle e basta, non è che vengono usate 100.000 modelli, sono due o tre modelli che vengono usati perché rispecchiano quello che c'è in quel tratto di fiume o in quel fiume. Qui possiamo fare un dubbing. Avevo la cera del nostro amico Cristiano. Dobbiamo togliere la mascherina. Questo collarino appunto serve per non... per non appiccicare le col dietro. E basta, chiudiamo.
Questa si usa come una mosca sommersa. Quindi lanciando un po' a valle, lasciandola scendere e poi in deriva alzando la canna a farla salire. Di solito il recupero poi avviene a strappetti lenti, in modo che si veda il pulsare dell'artificiale. Ecco. L'hai rotta. C'è più pasta. L'hai rotta. Ecco. È fatta quella con il ciungherese, eh? Tutti i cacciatori. Il problema è il cacciatore. Ecco, questo artificiale, questo Kebari in particolare, è riconosciuta come essere la classica Kebari da Tenkara, no? In realtà tradizionalmente è la meno usata in assoluto in Giappone dai pescatori di Tenkara. La più usata è la Futsu, che è una mosca fatta su un amo dritto, che è quella con le ecole rigide perpendicolari al gambo dell'amo, un po' tipo palmerato, sì, un palmer worm, insomma, per intenderci, che viene usata un po' come mosca secca ed è sicuramente quella più usata. La seconda più usata è quella con le ecole morbide rivolte verso la curvatura, e quella meno usata è assolutamente questa. Perché è riconosciuta da noi occidentali? Perché nel 2009, quando è stata portata la Tenkara verso l'Occidente, Daniel Gagliardo, che è stato l'inventore di Tenkara USA ed è quello che ha diffuso maggiormente in Occidente la Tenkara, ha dovuto creare un logo, diciamo così, un qualcosa di nuovo, perché noi pescatori a mosca, se c'è qualcosa di nuovo ci piace, se è una cosa già vista non è che ci appassioni tantissimo. E allora, per una questione di tipo commerciale sostanzialmente, ha dovuto trovare qualcosa di nuovo e ha portato una mosca fatta in quel modo, che non si era mai vista fatta in quel modo. Vabbè, sfortunatamente per lui noi abbiamo la Valsesia, che se andavi su a dirgli: ma questa qua è una mosca nuova, e l'altro diceva: scusa, io da 400 anni che la uso, vieni qua a dirmi che è una mosca nuova. Ma nel mondo occidentale la mosca fatta così era assolutamente innovativa e nuova, e infatti è diventata il logo di Tenkara USA, e tutti ancora adesso, quando si parla di mosche di Tenkara, si pensa a una mosca fatta così, anche se in realtà non è quella usata maggiormente. Direi che che la serata è stata molto interessante. Grazie mille. È stata veramente, ci ha fatto vedere cose bellissime. Grazie, è stato un piacere. Per la mano, che è una bellissima mano. Esperienza. Ok, ringraziamo Guido Schiala che ci ha fatto. Grazie. Thank you.